Tutti, oggi voglio fare questa torta e prendo la ricetta da questa rivista che ho comprato e quindi proviamo a farla. È una torta con i pistacchi e i lamponi. Adesso vi dico gli Ho ingredienti. preparato qui una tortiera col fondo estraibile da 23 cm di diametro. Ho messo un foglio di carta forno qui sulla base e anche intorno, perché la ricetta, insomma, sulle istruzioni c'è scritto di fare così. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 250 g di burro a temperatura ambiente. Qui c'è il pistacchio che io ho tagliuzzato, insomma, con il frullatore, e sono 125 g di pistacchio. Qui c'è lo zucchero e sono 250 g di zucchero. Ci servono 4 uova medie. Questa è la farina di mandorle, sono 100 g. Qui c'è la farina autolievitante che io uso, sono 100 grammi. Volendo potete usare anche la polenta per fare una cosa gluten free. 100 grammi di polenta più 2 cucchiaini di polvere lievitante. E poi abbiamo bisogno dei lamponi e questi sono 125 grammi di lamponi. Riscaldiamo il forno a 160 gradi, io uso la modalità statica. Ho messo il burro e lo zucchero nel cestello della planetaria e adesso con questo attrezzo qui montiamo questi due ingredienti. Adesso possiamo inserire le uova una alla volta. Mettiamo tutte le farine dentro, quindi il pistacchio, la farina o la polenta se avete scelto di metterci della polenta, la farina di mandorla, qui c'è anche la mia spatolina, ecco qua la farina con di mandorle, e io aggiungo anche qualche goccia di essenza di vaniglia, di estratto di vaniglia. E adesso a una velocità bassa facciamo amalgamare tutti gli ingredienti. Ecco, a questo punto la nostra pasta, il nostro impasto è pronto ed entrano in gioco i lamponi. Dobbiamo mettere metà lamponi qui dentro, quindi così, uno, due. L'altra metà la vado a posizionare sul fondo della teglia e intanto qui do una bella mescolata. Allora, con un cucchiaio vado a posizionare l'impasto, appunto a cucchiaiate, nella tortiera. Allora, ho livellato con la mia spatolina la superficie e adesso vado a mettere la torta in forno per 50-55 minuti. E 15 minuti prima dello scadere, insomma, di questo tempo, vado a coprire la superficie della torta con un foglio d'alluminio. È passata un'oretta, la mia torta è pronta. Io adesso la faccio raffreddare e poi la estraggo dalla tortiera. Per capire se fosse pronta, ho fatto la prova a stecchino e come vedete lo stecchino viene fuori pulito. La torta va capovolta, infatti vedete si vedono tutti i lamponi che avevamo messo sulla base. Adesso io la guarnisco con altri lamponi freschi, un po' di polvere di pistacchio e dello zucchero a velo. E questa è la torta guarnita, mi raccomando, guarnitela solo quando è bella fredda, perché sennò vi si scioglierà tutto lo zucchero a velo.
E questa è la torta finita, io l'ho già assaggiata, è morbidissima, è veramente molto molto buona e poi il dolce, insomma, delle mandorle viene stemperato dall'amarognolo dei lamponi. È una torta proprio estiva, una classica torta inglese e potete accompagnarla da un po' di panna montata oppure da un gelato alla vaniglia. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un like. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e commentate, io vi risponderò e fatemi sapere se volete vedere altre ricettine. Ciao, al prossimo video!